Ben ritrovati sul mio canale. Qualcuno mi aveva chiesto di parlare un po' dell'autocostruzione e far vedere appunto qualche video inerente a questo argomento, che tra altre cose è un argomento molto ampio in quanto l'autocostruzione ed l'uso di parecchi materiali, da quelli specifici per il modellismo, tipo l'Evergreen Plasticard, a quelli più disparati come alle carcasse dei telefonini. Il plasticard esiste in svariate tipologie e formati, dalle striscioline fatte così, a profilati molto più elaborati, tipo gli angolari, i fogli e fogli anche lavorati per fare riprodurre in scala tettoie, insomma, qualsiasi cosa che esiste già come architettura. Ecco. Anche tubolari, sia essi quadrati, rettangolari o tondi, e anche pieni. E plastica si incolla con la Tamiya tappo verde o tappo classico, tappo arancione. Diciamo che questo è il materiale più costoso e più elaborato. Io consiglio sempre, come già fatto, di fare giri a Leroy Merlin e non buttare via niente. Per adesso posso solo mostrarvi come costruire questo tipo di traliccio in plasticard. Anche questi sono tutti pezzi di plasticard. E questo poi verrà incollato in questa particolare maniera, così da creare la struttura del side. Nei successivi filmati io vi farò vedere appunto come costruire questo tipo di traliccio. Essendo un'autocostruzione, le misure poi le fate voi, nel senso che potete farlo più piccolo o più grande. Thank you.
Ho già appurato che queste e queste sono 90 gradi, quindi faccio, cerco di tracciare una linea di 1 cm. Poi prendo la mia bella riga, penna, centimetro, va bene, si incide volta inciso, ecco fatto. Quando si lavora col plasticard di un certo spessore, dal millimetro in su direi. Prima di incollare il pezzo devo per forza rifilare la linea dove c'è stata la linea di taglio, perché non è mai perfettamente a 90 gradi, quindi con questo attrezzino che mi sono costruito da solo porto le superfici perfettamente perpendicolari. Così che entrambe le superfici siano perfettamente, combacino perfettamente. Fare un esempio, quando si incide un pezzo di plasticard molto spesso, il profilo è simile a questo, mentre invece deve essere così. Perché cosa succede? Quando io vado a incollare il pezzo di plastica, le superfici di contatto sono più sottili e oltretutto rischierei di incollare il pezzo di plastica storto dalla stessa angolazione della linea di taglio. Quindi con questo sistema qui io non faccio altro che portare le superfici perfettamente perpendicolari, quindi il pezzo di plastica si incollerà perpendicolarmente e non magari un po' obliquo. Adesso io sto creando le linee guida per la struttura. Poi ci andranno quelle in diagonale. Ecco, adesso mi è venuto in mente, farò passare delle tubazioni, quindi farò dei fori o all'interno di questa struttura, oppure farò dei supporti che mi porteranno le tubazioni. Adesso vedo. Ok. Con questa squadra sono sicuro che i pezzi sono incollati a 90 gradi. In questo caso uso la colla Attack, il cianacrilato.
voglio far passare, anzi voglio mettere una tubazione esterna, che io direi che sta benissimo così, un bel tubo. Quindi prendo un pezzo di plastic card già sagomato del diametro giusto che mi fa da supporto. Io lo faccio da un centimetro, che lo incollo qua così, così posso stare anche a filo di questo, e poi sotto ci faccio una staffa, una piccola staffa. Ecco qua. E così si fa di qua, di qua e di qua. Poi con lo stucco si va a mettere con lo stuzzicadenti qua lo stucco liquido già pronto, e quello simulerà la saldatura. Procedo con le altre due staffe e poi qua ci verrà appoggiato il tubo, che poi verrà tagliato a misura. I due tagli sono stati fatti, questa è la sezione del tubo. Qui direi sì, di qua e qua magari ci metto una fascia di alluminio sottile molto sagomabile, facilmente sagomabile, e poi rivettato. Questo vuol dire autocostruire col plasticard.